Dopo qualche mese di stop, rieccomi qui a fare classici commentini sulle partite di Livorno. Allora, che dire di questo inizio? Di questo, diciamo, ritorno, no? Ragazzi, un inizio col botto, un inizio stratosferico, ma mia solo dal punto di vista del risultato, che già quello è già clamorosamente netto, ma soprattutto dal punto di vista della prestazione. Una prestazione, ragazzi, super. Ma davvero, ma perché sono del Livorno e dico così, ma che sarà un'osa, non, diciamo, uno spettatore esterno. Quindi Livorno ha giocato veramente bene. Io personalmente non me l'aspettavo, soprattutto dato, diciamo, i grandi cambiamenti, no? Che ci sono stati nella squadra, comunque dovuti al calciomercato estivo, che la squadra ovviamente è stata, credo, sicuramente più della metà cambiata. E niente, mi sono veramente contento. Perché la prestazione non è stata solo, magari dici dal punto di vista dell'aggressività, magari vedevi, Livorno pigiava, pigiava, pigiava. No, perché dal punto di vista del gioco. Sì, vabbè, classici errorini ci possono sempre stare. Però, veramente, una cosa già va veramente bene. Era bello da vederli voi, incredibilmente, con tutto il rispetto per altri anni. Però, oddio, era veramente bello da vedere. Appunto, dal punto di vista del gioco, eccellente. Dal punto di vista orientale, ovvero aggressività, voglia di fa, voglia di punto di spaccare subito, la prima giornata, anche quella è stata eccellente. Non c'è da dire niente su questa prestazione qui. Che, fra l'altro, se si va a vedere, il risultato poteva essere anche più grosso. Cioè più largo, più ampio. Sia perché, vabbè, che stasera perché non c'è stata. Perché comunque, vabbè, classici gol mangiati. E Livorno è anche per fuori gioco. Non so se c'era o meno. Che, insomma, su gol annullato a Morelli nel primo tempo. Lo so che sembra strano, da di questa serie, perché dici, boh, è un cazzo, è iniziata ora, magari non lo so, hai pensato a qualcosa, c'è 3 mesi, c'è stati mesi, ma penso sei 3 mesi più o meno. Per dire. Quindi io non so veramente se lì. Perché oltre a fare complimenti alla squadra, oggi non c'è niente da. Cioè, non c'è niente da aggiungere. Cioè, mi tocca parlare per, tra virgolette, allungare un po' nel video del cose, del mercato, degli acquisti. Così. Che poi fare gli acquisti ve le schiocco poi in bella immagine, perché sennò veramente si va avanti, si va avanti. Perché comunque di acquisti, sì, dai, gli acquisti ce ne sono stati parecchi. Niente, non c'è da dire niente, veramente. Un complimenti alla squadra, complimenti a Panucci che, almeno per questa giornata qui, si spera che non sia stata una casualità, che possa essere nostra continua e duratura. Va bene, non so cosa dire. Perché, come ho detto prima, non me l'aspettavo. Non mi aspettavo di partire subito col botto, sì, di vedere, nonostante l'età e nonostante la poca esperienza che hanno, perché comunque ora Livorno ha, diciamo, un organico che più o meno, oddio sì, alla buona, fa capire, ha un'età media di 25 anni, penso, 26, non di più, perché gli acquisti sono stati tutti giovani. Boh, è vero, sono rimasto sorpreso, ma un po' spiazzato anche dal punto di vista del commento per questa prestazione lì, meno male, eh. E quindi, boh, diciamo che il commento per te finisce lì, posso parlare un po' io del primo del secondo tempo, che il primo tempo chiaramente è stato, diciamo, la frazione, la metà di gara che ha appunto condizionato, è stata, vabbè, più spettacolare, e fra l'altro aveva quasi deciso, perché non sa mai cosa può succedere, almeno il risultato, diciamo, chi vinceva e chi perdeva della partita stessa, perché comunque il primo tempo è stato appunto con gente quello più spettacolare, più azioni, più voglia. Il secondo, diciamo, tempo nel quale ormai la partita era già stata condizionata da prima, tra virgolette, dove è condizionata, voglio aggiungere che io non credo che l'espulsione di Chiorillo, il portiere del Pescara, dopo Po, abbia così, diciamo, squilibrato l'andamento della partita. Io penso che se Livorno giocava così anche con, diciamo, 11 contro 11, so, se non eravamo a 3-0, sicuramente andava a vincere. Questo va detto, perché bimbi, Livorno, fra passaggi, fra movimenti, fra triangolazioni, fra quelle, vi pare, il Livorno oggi non ha sbagliato veramente niente, o veramente, veramente, veramente poco. Olè di di. Comunque, dai. Parliamo un po' del primo e del secondo tempo. Allora, primo tempo, come ho già detto,
è stato quello con più azioni, quello con il Livorno veramente si dava da fare, voleva, sì, no, vabbè, voleva, cioè, c'è andato un po', comunque voleva non tanto andare a vantaggio, perché come ho detto c'è andato un po', grazie a all'episodio appunto di rigore, disposizione di Firillo sui rigori, insomma sul gol di vantaggio. È stato il tempo nel quale ha cercato veramente di chiudere la partita andando avanti, cioè a far go, cosa che fra l'altro poi è venuta. Secondo tempo, come ho già detto, ormai il risultato, o perlomeno l'andamento della partita, era già scritto. C'è stato fra l'arte inoltre il 4-0, che poteva diventare addirittura 5, con non mi ricordo chi era di preciso, non mi ricordo se era Aramu, vabbè, comunque poteva addirittura allungarsi, però bene o male il secondo tempo è stato, diciamo, via, bisogna giocare perché c'è da stare a tempo, ecco, mettiamolo così. E quindi niente, già ho cercato di allungarlo in maniera brutta, schifosa, però bimbe è stato così, poteva finissimo durare 10 secondi, ma nemmeno, dicendo oh, via, riaccomi a fare video, le buone è andato bene, vittoria strameritata, addirittura poteva essere più ampia, fine. E è stato così, bimbe, lo so, il primo video, il primo momento brutto, però la verità è questa. E sono contento, e come ho detto spero possa essere nostra, non casuale, ma magari nostra, che addirittura possa rafforzarsi, diciamo, col tempo, a livello sia di squadra, che magari giocano ancora meglio, perché non anche a livello di risultati. Quindi dal punto di vista della prestazione di oggi sono veramente contento. Ora, come ho già detto, ma come già volevo fare dipendentemente da come andava poi la partita e il commento stesso, volevo parlare un attimo del mercato. Allora, come ho già un pochino, no? Detto prima, il Livorno ha veramente rivoluzionato la squadra quest'estate, sia dal punto di vista delle cessioni che degli acquisti. Allora, le cessioni non ve le sto a dire perché non sono state tantissime, ma un po' sono state, e comunque basta vedere la rosa attuale, che chiaramente vi schiocco qui. Come vedete vi nella foto, oltre a esserci, diciamo, classici giocatori che c'erano anche l'anno scorso, ci sono anche i nuovi, che sono belli in rosso, no? Ecco, cosa c'è di questi nuovi? Che la maggior parte, come vedete, arrivano purtroppo da un punto di vista, se magari un giocatore fa comodo, è veramente forte, da in prestito da altre squadre. Quello che, non so a voi, però a me è piaciuto di più, o perlomeno diciamo a livello di acquisto e per quello che sta giocando, io penso sia Fedato. Fedato già, diciamo, nell'amichevole, nelle partite precampionato, è quello che secondo me è un po'... non so cosa da fare, però un po' smostrato. Diciamo che ha sostituito, anche se le caratteristiche non sono... diciamo propriamente uguali, però sono credo simili, perché comunque tecnicamente è sicuramente un buon giocatore, soprattutto per la Serie B, soprattutto per il Livorno. Credo che sia quello lì, diciamo, il sostituto di Siligardi. Non scordiamoci che questo Fedato ha la bellezza di 22 anni, perché se non sbaglio ho 23, non mi ricordo se è di 92 o 93, insomma è veramente giovane e di strada se ne può fare parecchia. E niente, poi vabbè, come avete visto, come vedete, ci sono sempre comunque degli acquisti, diciamo, che hanno rafforzato la squadra sotto ogni reparto. Cosa che questa nostra di oggi, cosa che non mi aspettavo, perché comunque l'anno scorso è sempre giocato terzino, è stata la posizione scelta da Panucci per quanto riguarda Lambrughi. Lambrughi, meno male, oggi ho anche giocato discretamente, tra l'altro. Esattamente bene, è sempre stato un terzino, e credo che sia stato uno dei migliori terzini sinistri dello scorso campionato, fra l'altro. E cosa che mi ha sorpreso appunto è stata quella di vederlo lì, cosa che fra l'altro non so se sarà una sua duratura, dato che comunque Livorno ha fatto qualche acquisto. Fra l'altro oggi giocava poi di terzini, un classe 96 a destra Morelli, e in classe 95 a sinistra Gasbarro, e via. Dentro questo c'è di altro. Un'osa che fra l'altro non ho scritto è stata quella che, cosa che è successa, non sbaglio, negli ultimi giorni, quello dell'acquisto di Kukoc, non so come si pronuncia, che è un esterno sinistro più difensivo che, diciamo, attaccante, che appunto non ci ho messo perché sai, a parte ne senti di osa come Antonini, che l'ha mandato
quasi certa a Livorno e poi è andata all'Ascoli, quindi non l'ho scritto, ma ci dovrebbe essere anche questo giocatore qua. E niente, detto questo, mi dispiace che sia stato abbastanza superficiale questo commento, però davvero, io non so voi, ma come, cioè nel senso, non so come avreste voi commentato la partita, però io l'ho una salatissima questa sera. Una, veramente una prestazione superba, davvero, un inizio col botto con la parte di Livorno, e come ho detto prima, e lo dico toccando i bene bene coglioni, spero non sia stata una casualità, ma sia nostra, diciamo, costruita, e perché no, duratura, mettiamola così. Ovvio, detto questo, anche se chiaramente per quanto riguarda l'acquisto è stato un po' anche vi superficiale, ma non ritorno un po' se fa un commento a partita e poi parla più del mercato, era tanto per darvi un po', diciamo, l'elenco della rosa a regola completa per quanto riguarda i giocatori della prima squadra e non gli acquisti della primavera, come può essere già Palazzi, che sto guardando su perché non so se poi montarlo, non è che sono scemo, non so se poi mette l'immagine su degli acquisti, cioè lasciarcelo, no vabbè, io guardo su ogni tanto, come vabbè, come dicevo, come Palazzi, che comunque è, quanti anni ha, 17, non sono mesi, c'ha 18 anni, ma comunque può essere un giocatore che può far parte sempre delle giovanili, quindi dicevo, ho messo solamente quelli della prima squadra o quelli che a regola dovrebbero essere prima squadra. E niente, vi ho detto questo, ci vediamo la prossima settimana, si va giù a Como, quindi si gioca il 12 se non sbaglio, sì, che è sabato, non domenica. E niente, e boh, vediamo come vanno le osse. Io ripeto, se le osse viste oggi sono belle, che rispecchiano il gioco, la qualità del Livorno, ripeto, Dio, toccandomi come sempre, bene bene coglioni, io boh, spero possa andare bene. Ovvio, detto questo, ci vediamo al prossimo momento, video, ve lo vi pare, va bene? Ciao.